capito, dunque io ho dato un po' una scorsa a tutti i movimenti amministrativi e di lavoro del parco. Ho visto che negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione, soprattutto dal punto di vista degli interessi dell'agricoltura, perché ho visto che avete deciso uno stanziamento notevole, che proveniva probabilmente da lungo tempo, per l'acquisizione di terreni nella zona del Massaciuccoli. E qual è la finalità? Quelli rientrano comunque in un'azione che è di natura conservativa, di tutela ambientale. È un tipo di attività che noi si svolge nell'ambito del risanamento del bacino del Massaciuccoli, cioè quello di comprare dei terreni di bonifica per poterli riallagare. Quindi era un progetto che era stato definito a suo tempo, per il quale beneficiamo di un importante contributo regionale, e noi lo cofinanziamo. E difatti nei prossimi giorni è fissato l'appuntamento dal notaio per il compromesso e per l'acquisto dei terreni, che poi dovranno essere di concerto col consorzio di bonifica e con il comune di Massarosa riallagati e ridefinendo tutti gli aspetti idraulici, insomma, ecco. Al riguardo, sarà una cosa importante, rientra nella strategia più generale, che è quella che d'altro lato ha visto e vede la sperimentazione di vasche di fitodepurazione nelle quali sperimentare colture alternative a quelle tradizionali, dalle quali gli imprenditori agricoli che insistono nelle zone di bonifica del Vecchianese in particolare possano attingere per poter appunto avviare un processo di riconversione produttiva. Tant'è che comunque tutta questa strategia, non tanto quella dell'acquisto del terreno che è un'operazione nostra, ma quella del processo di riconversione, verrà presentata in un apposito convegno che faremo il 10 maggio nella sala Belvedere del Teatro Pucciniano, in cui presenteremo tutti gli studi che il parco commissionò a suo tempo alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa sull'agricoltura nel bacino del Massaciuccoli, e verranno presentate le strategie appunto di riconversione sulle quali l'assessore regionale dell'agricoltura si è impegnato di venire a manifestare la sua disponibilità per il recepimento di risorse regionali ed europee da investire negli anni su questo filone. No, più in generale sull'agricoltura abbiamo fatto l'altro giorno un importante incontro tra la Commissione Agricoltura nostra del nostro parco e i dirigenti di tutte le associazioni imprenditoriali del mondo agricolo, in cui abbiamo fatto un excursus complessivo delle nostre politiche e in cui abbiamo anche illustrato un po' i contenuti di questo progetto che illustreremo a maggio per i terreni del Massaciuccoli. Nelle nostre politiche, appunto, le questioni che ci tenevamo a trattare con loro erano e sono un po' quelle relative al sostegno alla produzione che noi vogliamo sviluppare dell'imprenditoria agricola del parco, che sono oltre 200 le imprese agrozootecniche che stanno nell'interno del nostro parco, e poi in particolare il sostegno alla promozione in particolare dei prodotti tipici. Quindi a quel livello lì noi portiamo avanti un lavoro nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di costruzione, di costituzione di un vero e proprio albo dei produttori agricoli del parco, che serva anche come riconoscibilità, quindi del prodotto tipico e di chi lo produce, e che può avere un utilizzo molto importante in quanto tale, come albo, e riuscire a informare loro di tutta quella tela che noi stiamo tessendo per attivare dei canali di distribuzione e di commercializzazione del prodotto, convenzioni ad esempio con l'ASP di Viareggio che gestisce la mensa, un'iniziativa che faremo con i gruppi di acquisto solidale, l'interesse nostro di entrare a far parte della piattaforma regionale delle mense che verrà costituita prossimamente, per aprire prospettive e opportunità di appunto commercializzazione e di distribuzione dei prodotti tipici. Uno dei filoni è poi quello su cui si lavora da tempo, del grano, di questo piano integrato di filiera che coinvolgerà un po' di produttori di grano del nostro parco, nel rapporto con l'Unicop Toscana e con Molino di Montaione, affinché si possa cominciare a produrre del pane, in particolare del pane che possa denominarsi pane dei produttori del parco, insomma da diffondere, da vendere nei supermercati, eccetera. Cioè, quindi insomma
ci tenevamo a verificare con i dirigenti delle associazioni imprenditoriali agricole queste strategie, e la riunione è stata confortante perché loro hanno condiviso pienamente tutto questo. Allora Fabrizio, vediamo se è confortante anche l'altro aspetto, quello amministrativo. Ce la fai in una sintesi efficace a spiegare un po' la situazione dei vari bilanci e del commissario? Ah, prima di tutto colgo l'occasione per sottolineare l'importanza del fatto che noi il 27 comunque di marzo facciamo questo convegno del parco, il parco protagonista del governo del territorio tra biodiversità e sviluppo sostenibile, che verrà concluso dal presidente della regione Rossi. Lo svolgeremo lì nella tenuta di Sarossore, nella sala Gronchi del nostro parco. E quindi nei prossimi giorni lavoreremo alacremente per preparare questo tipo di appuntamento. No, c'è indubbiamente tutto questo versante interno su cui siamo impegnati, che è quello che ci assorbe anche molte energie e molto tempo. E lì siamo così, abbiamo predisposto il bilancio di previsione del 2014 che stiamo discutendo nei consigli direttivi, entro 2 settimane lo adotteremo come consiglio e poi verrà adottato anche dall'assemblea della comunità. In concomitanza a questo si è insediato il commissario ad acta che noi abbiamo chiesto alla Regione Costana di poter avere per poter fare il bilancio consuntivo 2012 e sostanzialmente anche 2013. E lui ora ha iniziato a lavorare e sarà corroborato da uno staff per il quale siamo impegnati a selezionare le persone necessarie. Infine stiamo lavorando per poter avere un distacco dalla Regione Toscana di qualche figura professionale per irrobustire la nostra struttura, perché noi siamo carenti soprattutto anche nell'ufficio finanziario, e allora abbiamo necessità di avere questi supporti. Proprio stamani c'è una riunione regionale alla quale ha partecipato il nostro direttore e dalla quale speriamo di avere degli incoraggiamenti a riguardo, insomma. Bene, allora appuntamento al convegno del 27, grazie.